Giornata del torneo Carpe Diem, siamo qui con Danilo D'Amico e Marco Zanghi, giocatori rispettivamente delle squadre SG Calcio e DCR Ricambi. Allora ragazzi, intanto vi faccio i complimenti a voi, ma ovviamente anche alle vostre squadre per questa partita che ci avete permesso di guardare. Partita molto combattuta, lo dimostra il risultato, partita finita con risultato di 2-2. Dal mio punto di vista partita anche strana, ovvero partita chiusa, 1-0 per il DCR Ricambi, poi sul finale è successo un po' di tutto. A voi la parola, Danilo, prima tu. Ma sapevamo che non era una partita facile, conoscevamo un po' gli avversari e sapevamo che sanno giocare bene al pallone. Poi è venuto a mancare anche il nostro portiere, quindi già sapevamo che sarebbe stata una partita un po' molto difficile. Però tutto sommato è andata così, va bene il pari, penso che sia un risultato anche giusto e complimenti alla squadra avversaria. Marco, a te faccio veramente, ma veramente i miei complimenti per le grandi parate che hai fatto. Dal mio punto di vista, se quella tua squadra ha subito solamente 2 gol, è veramente merito tuo. Io, come dico sempre, ce la metto tutta perché è il mio scopo, arrivare il più lontano possibile anche con i ragazzi, ci conosciamo da tanto tempo, però oggi abbiamo trovato un'ottima squadra, degli ottimi giocatori, soprattutto un portiere inventato come Danilo che oggi ha fatto cose impressionanti, cose che io in 24 anni, ve lo giuro, non ho mai fatto, perciò vi auguro che continua così perché è veramente sprecato, è un ottimissimo portiere. Come avete detto voi, comunque le squadre erano veramente molto equilibrate e a dimostrazione anche la classifica. Guarda caso, appunto, tutte e due squadre prima di questa partita eravate a quota 18 punti, oggi 19. Diciamo, è stata una conferma a tutti gli effetti. Cosa vi aspettate? Allora, il girone è finito, adesso cominciano le fasi finali. Cosa vi aspettate una volta aver incrociato, diciamo, tutte queste squadre? Se vi fate un'idea, dove pensate di poter arrivare, onestamente? Io da parte mia spero più lontano possibile, poi si sa, il calcio è fatto di questo, è fatto di alti, è fatto di bassi. Cioè, quando la partita possibilmente si prospetta facile e poi troviamo una squadra che ci tiene testa, c'è quando invece la partita si prospetta difficile e invece poi ci viene un po' più facile, quindi queste sono le fasi finali, non si sa, si può aspettare di tutto. Marco, le fasi finali saranno molto dure perché ho visto l'altro girone, ci sono delle ottime squadre, soprattutto anche nel nostro girone, speriamo che arriviamo il più lontano possibile, ce la metteremo tutte. L'unica cosa che spero è che saranno tutte le partite come queste, molto fair play. Molto. Vai, vi faccio anche i complimenti per questo. Spero che saranno tutte partite come queste. Speriamo. Va bene ragazzi, vi ringrazio, vi faccio nuovamente i miei complimenti e un in bocca al lupo per le fasi finali. Grazie a voi.